Buongiorno gente, oggi è lunedì, un attimo il telefono. La telefonata è andata un po' per le lunghe e nel frattempo sono arrivato a Verona Nord. Allora, lunedì 18 luglio, prima stavo fermo all'area di servizio Cantagallo in direzione Bologna sulla 1 e adesso sto a Verona Nord, devo andare a Dolcè a scaricare. Allora, sono partito stamattina alle 4, come sempre, da Porto Sant'Elpidio. Ho fatto uno scarico completo a Barberino, cioè no, a Barberino no, a Scarperia. Dopodiché sono andato a Calenzano, ho ricaricato e sono salito quassù. E eccoci qua. Adesso qui famo sta rotonda. Venuto già una volta a scaricare su sto posto, mi era piaciuto il paesaggio, mi era piaciuta la situazione, ho detto quando ci ritorno suona e niente, quindi andiamo a scaricare da questi e poi penso che ci fermiamo lì perché ci siamo finiti le ore, stiamo a 8 ore e 26, quindi ci dovrebbe stare i servizi per l'autista sull'azienda dove si scarica, quindi vediamo se si riesce anche a rimediare la doccia e la toilet e via.
parte più bella secondo me, che si va dentro la valle. Che roba, ragazzi, si vede dallo specchio, ci starà due dita. Allora, sono arrivato qua che era poco dopo le 4. Ho scaricato, poi una volta scaricato mi sono parcheggiato nel parcheggio della fabbrica dietro, ok?
che sta praticamente sulla riva del fiume qua. Sono andato a farmi la doccia e poi dopo, una volta fatto la doccia, eccomi qua. Ho avuto da fare un po' telefonate e altre cose mie. Oggi nato, adesso sono le 21, poi torniamo a vedere la riva dell'Adige. E eccoci qua che ci siamo fatti sta passeggiata in mezzo alla natura. È caldo ancora, però c'è il vento e inizia a rinfrescare. Se sta bene non c'è l'umidità, una candonata. Stanotte penso che se dorme l'addio qua. E quindi, ecco, vedi, questa è una cosa che non mi era ancora capitata di fare. Di trovare un'azienda che c'ha un parcheggio in riva al fiume. E anche questo fa parte di questo lavoro. Ogni tanto ti capita di parcheggiare in mezzo alla natura, come ti può capitare di parcheggiare su un piazzale che puzza di piscio. Allora, buongiorno, martedì 19 luglio, sono le 5:32, dopo abbondanti 12 ore di pausa, ci muoviamo, adesso qua scriviamo il riposo, oggi abbiamo, stanotte abbiamo fatto il riposo da 11, inizio 5:35. Allora, devo andare a caricare ad Arsiero, Vicenza, quindi adesso da qua se va giù, se è via l'autostrada, si fa una volatina a Vicenza, sulla Val d'Astico, e poi si ritorna a casa, e stasera si scarica e si va a casa, quindi sta a posto. Va bene, ci mettiamo in movimento, andiamo verso Vicenza. Ci faremo anche una bella pausa colazione più avanti. L'uscita, raga, è più facile, l'entrata è più difficile. Mo gioco che ti aspetti, combà.
Ah, questo si è messo a dormire. Che fenomeno. C'è stato andando il parcheggio là dietro dove stavo io e lo sei andato a ingrassare lì. Allora, partiamo da Dolcè e andiamo verso Arziero. Allora, questa è la statale 12 del Brennero e dell'Avedone, che va su lungo la valle. Bella, bella. Veramente bella sta strada, in questo pezzo. Benvenuti nella giungla dell'A4. Guardate, guardate che fenomeni, uno attacca all'altro. Dopo succede un incidente al giorno, vabbè roba. Allora, passato Vicenza Est, ma qua si svincola
sulla Val d'Astico. E si va su, fino alla fine, fino a Piavone Rocchette. Beh, mo' preciso, no? Che vuoi, che non c'è sta un cantiere? Dove che devi uscire? Vai, ci siamo levati dal casino della A4. Amo qua, c'è sta un'area di servizio. Come arrivo, mi fermo e facciamo colazione. Dietro mi pare parecchio incasinata la faccenda. Sta tutti fermi ancora. Guarda là. C'è un parcheggino un po' selvaggio. Fa colazione. Allora ragazzi, mi sono fermato a fa colazione qui all'area di servizio Postumia. Adesso quando sono tornato c'è stato un collega del camion qua davanti che mi ha chiamato per nome. È praticamente un ragazzo, Andrea, che mi segue sul canale, e siamo stati a fa due parole. E niente, dai, mi ha fatto piacere. Mi fa piacere quando incontro voi altri ragazzi. Eccolo Andrea. Sta a fare il controllo. Ciao. E niente ragazzi, dai, andiamo a caricare. Andiamo a caricare l'arziero e poi torniamo verso casa. Questo ragazzo lavora su una ditta che commercia plastica, infatti sta con la striscia rossa, quindi diciamo che fa il mio ex lavoro. Io pure ho lavorato per diversi anni su una ditta che commerciava plastica, portavo la motrice, e quindi diciamo che so bene che lavoro fa. Allora, rientriamo qua e se va su.
ragazzi, abbiamo hanno caricato. Io ho aperto il telo da una parte sola, tra l'altro, perché qua c'hanno certi mulettoni da 80 quintali, mi sembra, con le forche enormi riescono a caricare tutto da un lato. E va bene, adesso ce ne andiamo verso casa, sperando che non ci sia casini. Ascende, così faccio presto, scarico, vado a fare gasolio, porto il camion in magazzino e vado a casa. E domani mattina si riparte. Penso che dovrebbe scorrere perché in diminuzione. Tamponati, mi sa. E comunque un po' di fila, un po' siamo ripartiti, poi ecco un rallentamento. L'autostrada è stracarica di traffico. Allora, pausa pranzo, 12:54, dobbiamo fare 45 minuti e poi dopo si va giù. Oggi area di servizio Rubicone Ovest, purtroppo non ci sono arrivato alla Metauro, peccato, se no volevo arrivare alla Metauro. Vabbè ragazzi, puttanate a parte, faccio pranzo. Allora, eccoci qua, nuovamente in corsa, sono le 13:48, sono partito da più o meno 3-4 minuti e niente ragazzi, fatto pranzo, sono andato a pigliare il caffè, ho cazzeggiato un po' sul telefono che c'è stata una valanga dei commenti dei video precedenti e mo se va giù ragazzi, andiamo a scaricare Urbisaia sta roba.
ragazzi, 16:38, sono ripartito da Urbisaglia, ho scaricato, ho fatto abbastanza veloce perché ci ho messo 45 minuti, forse anche qualche minuto di più, ma più o meno. E niente, adesso vado giù, vado a fare gasolio e poi vado in magazzino. E la giornata si è chiusa. Sto a 8 ore e 10 di guida, ci arrivo baro baro pure stasera dentro le 9 ore. Vabbè ragazzi, la chiudiamo qua la giornata, tanto penso che abbiamo fatto abbastanza oggi, no? Abbiamo dato. Ci vediamo alla prossima. Saluti.